Qui c'è la cosa più bella, signori. Qui c'è la cosa più bella. E questa è veramente una figata, dai. Amici di DAZN, siamo all'Olimpico. Signori, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video in cui vi porto con me in un'esperienza completamente nuova a livello personale e lavorativo ed è, diciamocelo, una figata pazzesca, come avete letto dal titolo. Un'esperienza che vivo grazie a DAZN, perché DAZN sta lanciando questo nuovo format sui propri social, che consiste in un pre e post partita su TikTok, quindi in live. Oggi sarò non da solo, tra poco scoprirete anche con chi. È qualcosa che DAZN ha già fatto partire per Milan-Rennes la settimana scorsa. Oggi siamo qui con il ritorno dei playoff, c'è Roma-Feyenoord, infatti siamo fuori dallo stadio olimpico, ma tra poco, signori, grazie a questo meraviglioso accredito che ci permette di andare ovunque, no, non è vero, ovunque proprio no, però direi di accogliere la nostra spalla destra che tanto per cambiare, signori, è Lasagna! Non mi avete mai visto sul canale di Fede, o sbaglio? Dalla YouTuber League all'Europa League. Non pensavo lo dicesse, ma mi hai stupito, brava, pugnetto. Siamo arrivati in zona produzione, che significa che lì ci sono i camion. Voi dovete sapere che io quando faccio telecronache per DAZN parlo con la regia NEP, che mi fa il countdown 3-2-1 eccetera eccetera, e adesso stiamo raggiungendo proprio loro, che sono fuori dallo stadio per fare tutta la regia live. E soprattutto, come vi anticipavo, ritireremo le pettorine, ci faremo dare le giuste indicazioni, coordineranno la nostra diretta TikTok prepartita. Eccoci qua. Allora, abbiamo appena recuperato queste meravigliose, oggi meravigliose, però molto importanti pettorine, che ci permettono fondamentalmente di entrare in campo, cioè circumnavigare il terreno di gioco, stare a bordo campo anche durante la partita. E quindi vi mostreremo quello che non vedete solitamente in TV. Si salgono le scale, facciamo una sorta di sopralluogo, qualcuno direbbe rito. Siamo in un posto qualunque della tribuna Tevere, però ammetto che fa un certo effetto vederlo così vuoto lo stadio, sapendo che non è un giorno qualsiasi, giorno della partita, tra poco sarà tutto pieno, praticamente record stagionale, ennesimo sold out della Roma, ennesimo sostegno massimo dei tifosi in vista di una partita europea e non solo. Faccio una cosa fighissima, guardella. Il banner della Serie A. Però adesso qui c'è la cosa più bella, signori, qui c'è la cosa più bella. Non è la prima volta, sono già stato qui lo scorso anno per la Champions League femminile con Om, però mamma mia. Adesso alle mie spalle c'è il terreno di gioco, questo è il tunnel che vi mostriamo più tardi, da dove entreranno in campo le squadre. Ovviamente sopra c'è la tribuna, e la cosa fantastica, ovviamente, le bandiere di Italia e Olanda, che sono insomma le nazioni rappresentate dalle squadre in campo oggi. Tribuna stampa per i telecronisti. Io non so se sarei più teso se dovessi commentarla questa partita, oppure nel fare un prepartita, essere qui a bordo campo, però è sicuramente una figata pazzesca. Questa è veramente una figata, dai. Ma anche così per cazzeggiare, cioè, non sognate di farlo anche voi. Roma-Feyenoord, la strada per Dublino per la finale dell'Europa League 23-24. Stasera da qui passa tanto, eh. Adesso siamo qui nel tunnel dello Stadio Olimpico. Questo è il luogo in cui i giocatori vivono gli ultimi istanti prima di scendere in campo. Lo fanno più o meno in questo modo. Da questo lato c'è la Roma, guidata da Capitan Pellegrini, dall'altro lato il Feyenoord, e poi... E poi si passa al campo, venite con noi. Per la gente, per la Roma, si entra sotto curva sud. Stasera sarà tutto pieno qui all'Olimpico. Siamo qui. Che altro c'è da dire? Ci spostiamo di pochissimi centimetri. Siamo qui seduti in panchina, in particolar modo su quella che sarà la panchina di Daniele De Rossi, dalla quale vivrà questo Roma Feyenoord, anche se in realtà lo vivrà più da lì, dalla sua area tecnica, dando indicazioni, sbracciando con tutti i giocatori. Signori, siamo ufficialmente arrivati alla nostra postazione, come leggete, DAZN Italy. Noi saremo qui per fare la nostra diretta prepartita, però ci sono delle priorità, ve l'avevo detto. Venite con me, rapidamente, non vi fate vedere. Per Tommy Turci. Non mi sembra proprio al top, ma diremo al top per lui. Un bacione, Tommy. Ciao. Amici di DAZN, siamo all'Olimpico per Roma Feyenoord, io e Agnese. Per cosa? Perché oggi saremo a commentare il prepartita di Roma Feyenoord, come hai già anticipato tu,
in diretta su TikTok. Solo anche El Shaarawy abbiamo visto nelle ultime 4 partite. Comunque abbiamo concluso la prima parte della diretta. Ovviamente c'è un'atmosfera diversa, ormai è buio all'esterno, ma all'interno, come vedete, con l'illuminazione è tutta un'altra cosa. Lo stadio lo vedete anche alle mie spalle, si sta riempiendo, si salutano, quindi molto bene. Ora che facciamo? Intanto andiamo a mangiare. Sono le 19 in punto, che precisione. Poi torniamo qui tra un'ora per ultimare il nostro prepartita. C'è il riscaldamento delle squadre e quindi lo viviamo insieme live su TikTok di DAZN. E poi ci gustiamo a bordo campo dietro la porta dove Dybala segnò l'anno scorso, quella lì. Questo è Roma Feyenoord. Leggete dal labiale di Agnese Nespoli, perché si sta mangiando dei panini di altissima qualità. Vorrei anche farvi sapere che in questo momento c'è Carletto. Sei ranco mandato. In ogni caso, adesso finiamo di mangiare e poi torniamo giù per la seconda parte della nostra diretta TikTok su DAZN. E poi che succede? C'è Roma Feyenoord, grazie Agnese. 19:57, si sta riempiendo l'Olimpico. Tra poco torniamo in diretta su DAZN e bella atmosfera. Stasera 67.000 fomentati per questo playoff di ritorno. Signori, sono le 20, manca un'ora esatta al calcio d'inizio. Come sentite? La mia voce è bassa, ma perché c'è un ambiente che si sta scaldando. Ci hanno mandato le distinte delle squadre, quindi sappiamo quali saranno i 22 di partenza. La Roma sceglie il consueto 4-3-2-1 con Svilari in porta, che è la novità ormai delle ultime settimane, perché De Rossi sta dando fiducia, lo sta promuovendo a titolare. Manca Pope, che è squalificato. Difesa con Mancini e Llorente, Spinazzola preferito ad Angeligno da una parte e Karsdorp dall'altra, Paredes, Cristante e Pellegrini, quindi in assenza di Pope, davanti Dybala del Shaarawy a supporto di Lukaku. Così la Roma. E andiamo insieme, associazione sportiva! Allora, io spero di viverne tante professionalmente di notti così. L'atmosfera qui all'Olimpico è veramente tanta roba. E adesso vedremo che partita sarà. Di certo devo ringraziare DAZN per l'esperienza, perché quello che posso augurarmi è di fare un bel lavoro professionalmente parlando. Da un punto di vista emotivo non vi nego che è veramente un impatto importante, no? E quindi bene, bene così. Noi siamo la... Che spettacolo! Vabbè, io guardo la partita con la sud dietro. Eccola. Pazzaleschi. Sì! 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 Roma ha vinto! Sì! Forza Roma! Grazie! Roma! Cos'è che ci fa sentire?
insomma, come tutto è cominciato, dove quasi tutto è cominciato, perché in realtà eravamo fuori, però era tutto vuoto, non c'erano rumori dei tifosi, non c'era la tensione, stava per arrivare. Adesso siamo qui, io personalmente senza voce, perché vi assicuro che anche solo parlare in diretta su TikTok di DAZN col pubblico è veramente tosto. La differenza rispetto a prima è che è successo il pandemonio in mezzo. È successo veramente il pandemonio, un gol clamoroso in questa porta di Pellegrini. Io ero lì dietro, cioè la palla mi è arrivata tipo qua, e destro a giro clamoroso, e poi ero anche dietro la porta della curva nord sul rigore decisivo di Zaleski. Tensione che insomma si percepiva tanto, no? Ma anche essendo imparziali si percepisce la tensione in questi casi, perché chiaramente è una partita in cui lo stadio va a spingere quasi il pallone nella porta, però può essere anche una pressione. Quindi personalmente sono veramente felice che DAZN mi abbia regalato questa possibilità, e quindi insomma è stato bello essere qui, spero di aver fatto un buon lavoro. Solo che dovrei parlare al plurale, non al singolare, perché accanto a me c'è stata per tutta questa serata una spalla meravigliosa, come sempre. Sono molto contento. Grazie. Che tu sia stata qui. Come ti sei trovata? No, mi sono trovata bene, è stata un'esperienza da rifare. Mamma DAZN o papà DAZN, fai te insomma, vedi un po' che ti fa, Mamma perché... e papà! Ma perché sai cosa? DAZN è un genitore unico. Noi dicevamo prima in diretta su TikTok che la prima partita che DAZN ha fatto come live pre-partita è stata Milan-Remo. Esatto. È andata bene. Roma sì. Feyenoord? Pure. E quindi? Quindi ci devono invitare sempre. Mi pare lineare proprio. Beh, diciamo, se vogliamo far vincere le italiane in Europa. Sta a voi. Altrimenti, anche perché cioè, poi... no, vabbè, ci sono... Ma c'è il discorso ranking. C'è il discorso ranking che è importante, no? Anche per i risultati in Champions in questo momento. Sì. 5 italiane andrebbero in la prossima Champions League. Cioè, ragazzi. Andiamo comunque. È importante. Esatto. Never give up. Buona serata a tutti ragazzi, è stato un piacere essere qui. Chiudila tu, io me ne vado. Guagliuccia. No, è guagliuccia. Ah, è guagliuccia. Ha rovinato tutto, ha rovinato tutto. Tutto qua, come sempre.